Attività economiche, scuole e uffici pubblici sono aperti ad Agnone, seppure ci sia una recrudescenza della pandemia per effetto della variante Omicron che dilaga ovunque, soprattutto tra i giovani. 155 il dato aggiornato dei positivi nella località in Alto Molise. Dopodomani altra occasione per i residenti di effettuare i tamponi rapidi. Purtroppo questa quarta ondata non ha risparmiato nemmeno la nostra comunità e di fatto durante le festività natalizie e di inizio anno c'è stata una fase intensa di contagi che ha portato ad avere al bollettino di ieri sera 252 contagi sul territorio comunale, ai quali però non sono state sottratte le persone che si sono negativizzate durante gli ultimi giorni, che porta ad avere di fatto un numero di positivi sul territorio comunale di 155 persone. La situazione è costantemente monitorata dall'attività dell'amministrazione e quindi tendenzialmente stabile e ci aspettiamo che dalla giornata di tamponi che verrà fatta venerdì sempre presso lo chalet ci sia un'ulteriore riduzione di questi contagi. Nel frattempo i nostri ragazzi sono tornati a scuola e noi abbiamo avallato la decisione di tornare a scuola proprio in linea con quella che è la tendenza del governo nazionale. Quindi abbiamo rispettato le parole dette dal Ministro della Sanità e dal Ministro dell'Istruzione, Speranza e Bianchi, e di fatto si è registrato che il 96% dei ragazzi sono tornati a scuola, a fronte di un 4% che è stato in DAD. Siamo convinti che questa sia stata la decisione giusta, anche perché tutte le attività sono aperte, così come le attività sportive, tutto i bar, tutte le attività economiche. Quindi sarebbe stato un controsenso tenere i ragazzi a casa, che oltretutto stanno soffrendo questa situazione stanziale. Questa normalità la riacquisteremo se continueremo ad accelerare sulla campagna vaccinale e a convincere gli indecisi a vaccinarsi, così come accelerare sulle vaccinazioni che riguarderanno i ragazzi dai 5 ai 12 anni, che comunque stiamo facendo sempre verso il centro vaccinale di Agnone, che lavora in modo spedito e costantemente tutte le settimane. La nostra amministrazione è coesa e fortemente motivata ad andare avanti su tutti i progetti in corso e su tutte le opportunità che verranno in questo inizio anno, che ci verranno poste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.